Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Shades of Sam. Oggi andremo a parlare di uno dei gioconi più attesi del 2020. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. Eh sì, The Last of Us è stato probabilmente il gioco che ho aspettato di più dopo aver finito il primo, ma è stato anche quello che ci ha fatto penare di più, perché se doveva uscire a febbraio del 2020 dovremmo aspettare fino a maggio per vedere il risultato finale. Ma in realtà non ho colto neanche troppo negativamente questa notizia, perché se la Naughty Dog si è presa questi mesi per lavorare un po' di più sul gioco, per renderlo perfetto proprio a livello di giocabilità ed esperienza, io sono assolutamente favorevole. Anzi, preferisco così che abbiano avuto un ripensamento adesso e non dopo la pubblicazione. Ma oggi sono qui con voi per condividere tutto quello che sappiamo finora sul gioco che si prospetta essere il giocone dell'anno. Se vi ricordate bene, alla fine del primo gioco noi troviamo un Joel che si trova costretto, obbligato a mentire ad Ellie per quanto riguarda il discorso delle luci. In sintesi, che cosa era successo? Alla fine di The Last of Us parte 1, Ellie era stata catturata dalle luci e volevano ucciderla per poter estrarre dal suo sangue la cura per il fungo Cordyceps, che poi avrebbe salvato tutta l'umanità. Ma Joel, che ormai si era affezionato troppo alla bambina, egoisticamente, perché io credo che obiettivamente non si può dire che le luci volessero il male, anzi le luci volevano appunto trovare l'antidoto per il fungo. Joel però, ovviamente egoisticamente, ha preso Ellie, l'ha sottratta alle luci uccidendo anche il capo, se possiamo definirla così, ed è scappato, promettendo inoltre ad Ellie che lei non era l'unica immune, ma che c'erano tante altre persone come lei, tanti altri bambini, ragazzi, come lei, che quindi le luci potevano sicuramente trovare un antidoto. Nell'ultima sequenza del gioco troviamo Ellie che chiede a Joel di giurarle che questa informazione è vera. E quindi adesso, ragazzi, la domanda che mi sorge spontanea è: che cosa succederà sotto questo punto di vista? Io credo che la questione non rimarrà irrisolta, anche perché poi per avere un The Last of Us parte 3, se mai ci sarà, dovremmo aspettare tanti anni. Io credo che questa situazione verrà risolta nel gioco, per forza, e che creerà molto scompiglio tra Joel ed Ellie. Joel ha giurato ad Ellie che c'erano altre persone come lei, che il destino della razza umana non sarebbe dipeso solamente da lei, ed Ellie, ve lo ricordo, era disposta a morire per la causa. Quindi, pensandoci bene, come potrà elaborare la menzogna di Joel e in che modo il loro rapporto cambierà dopo la scoperta? Ma cosa più importante, sarà lei a scoprirlo o sarà Joel a rivelarglielo? Dal trailer inoltre possiamo capire che ovviamente il gioco è ambientato 5 anni dopo, troviamo una Ellie cresciuta, ha 19 anni, ha delle amicizie, quindi Joel non è il suo unico punto di riferimento. Allora, noi capiamo subito, sia dal primo trailer che da quelli successivi rilasciati dalla Naughty Dog, che tutto il gioco sarà una sorta di percorso di vendetta, appunto, da parte di Ellie. Troviamo una Ellie che prova odio, prova rabbia, prova appunto senso di vendetta, ma la mia domanda è: nei confronti di chi e perché? Uno degli ultimi trailer rilasciati ci fa intendere qualcosa che però appunto non è confermato fino a quando potremo provare il gioco, ovvero ci fa capire quasi sicuramente che il personaggio di Dina, che è la migliore amica e sicuramente interesse di Ellie, che Dina appunto possa essere uccisa da queste persone misteriose di cui non sappiamo nulla. Sicuramente la morte, o per meglio dire la brutale uccisione di Dina, è un casus belli super giustificato, perché come sappiamo, oltre a essere la sua migliore amica, la sua ragazza o comunque il suo interesse, anche la modalità in cui lo hanno presumibilmente uccisa è terribile. Ora, noi sappiamo ben poco, ma possiamo immaginare. Intanto in una sequenza possiamo vedere la schiena di Ellie piena di lividi, di ferite, di percosse, e quindi tutto questo può tranquillamente giustificare tutto il percorso di vendetta che farà Ellie durante il gioco. Una delle cose che ha fatto pensare di più che sia proprio Dina a morire, non Joel, come molti pensavano, parlo proprio prima dell'uscita dei primi trailer, è il fatto che Ellie al braccio ha il braccialetto che apparteneva appunto a Dina. E quello, secondo me, già da quando ho visto il primo trailer ho detto: ok, quello è il segno della vendetta, non c'è proprio discussione, è morta Dina. Una novità che verrà introdotta in questo gioco e che io personalmente ho apprezzato molto sarà il fatto che tutti i nemici di Ellie, o comunque dei nostri protagonisti, avranno un nome.
Il che significa che, per esempio, quando vedremo i loro cadaveri oppure quando sentiremo i dialoghi tra i nemici, ogni personaggio umano sarà riconosciuto da un nome. A che cosa serve questa modifica, questa apportazione? Serve per dare un senso di disagio al giocatore nel momento in cui uccide un altro essere umano. Dopotutto, The Last of Us è un gioco ambientato in uno scenario post-apocalittico e aggiungere un nome a un nemico, che comunque in molti giochi in realtà tu che cosa fai? Stai lì, ammazzi tutti e non te ne frega niente. Invece no, perché in The Last of Us Parte 2 ogni volta che ucciderai un nemico, oltre a sentire il suo nome, morirà in preda a dolori, in preda a urla, a rantoli, quindi si accascerà per terra, ma non è che cade e subito è morto, no, si accascerà per terra e tu, che stai lì magari nei dintorni, potrai sentirlo morire lentamente. Quindi oltre a sensibilizzare il giocatore, sicuramente serve anche per far intendere che in queste situazioni post-apocalittiche, apocalittiche eccetera, come l'uomo appunto perda la propria umanità e diventi sempre più simile agli animali. Ma è stata aggiunta anche un'altra modifica e qui ragazzi mi avete persa del tutto. Io non riuscirò più ad andare avanti in questo gioco, so già per certo che quando succederà questa cosa mi bloccherò e potrò chiudere The Last of Us. Perché questo? Perché la Naughty Dog, la gentilissima Naughty Dog, che cosa ha aggiunto? Ha aggiunto i cani. Perché sono stati aggiunti i cani? Per metterci ancora di più in difficoltà, perché ovviamente il cane, a differenza dell'uomo, può seguire l'odore di Ellie, può capire dove si sta nascondendo, quindi sarà una roba assurda, ragazzi. Cioè non avremo più i nemici, non avremo più solo i nemici clicker, ma avremo anche i cani in aggiunta. Quindi non ci sarà la possibilità neanche di fare una scena stealth in santa pace, assolutamente no, perché i cani verranno da noi, ci scoveranno e ci attaccheranno. Quindi quale sarà il nostro scopo? Dovremo ucciderli. Ragazzi, io non ce la farò mai, lo capite questo? Mai. Mi piange il cuore solo a pensare di dover fare una cosa del genere. Ho giocato a un Call of Duty di recente in modalità sopravvivenza e dovevo uccidere questi cani e mi sono sentita male, quindi la vedo molto brutta. Però questo dell'aggiunta dei cani sicuramente è un fattore che obiettivamente io apprezzo molto, perché rende il gioco molto più realistico. Ci sono i nemici che hanno un'intelligenza molto avanzata rispetto a The Last of Us Parte 1, comunque sono aiutati anche dai cani e certo l'intelligenza artificiale significherà che il gioco sarà molto molto più difficile, però anche molto più realistico, quindi credo che sarà un'esperienza molto singolare. Altre due novità che però sono molto correlate tra di loro sono il fatto che il gioco sarà diviso in due dischi. Pensate, penso che è la prima volta che io sento parlare di un gioco per PS4 diviso in due dischi. Il punto è che la storia è risultata essere così lunga e così articolata che è stato impossibile comprimerla in un CD solo, in un disco solo. Perciò appunto avremo una parte 1 e una parte 2 di The Last of Us Parte 2. Oddio, sembra un gioco di parole, aiuto. E proprio per questo motivo non sarà presente la modalità di gioco multiplayer, ovvero quella online con altre persone collegate. Io personalmente non avevo utilizzato più di tanto la modalità di gioco multiplayer in The Last of Us Parte 1, perché prima di tutto morivo dopo 2 secondi perché c'erano giocatori spaziali, quindi non c'era modo di resistere più di 10 minuti. E in più io preferisco tantissimo che mi si sviluppi un gioco intero, ma fatto bene, veramente senza poter dire A, piuttosto che un giochetto ok, buono, decente, e poi mi ci metti il multiplayer. Inoltre, un'altra novità sarà che con il tasto R1, se vi ricordate, nel primo The Last of Us era possibile vedere la posizione dei nemici. Questa abilità rimane, però con l'aggiunta dei nostri cari nemici cani verrà aggiunta anche la possibilità, sempre con R1, di poter vedere le orme lasciate con Ellie. Voi direte, perché questo? Perché noi non saremo gli unici a vederli, ma i cani potranno non solo sentire il nostro odore, ma anche seguire le nostre orme, e ovviamente anche i nemici umani potranno fare la stessa cosa. Quindi raga, trama lunghissima, gioco veramente difficile, io penso che questo sarà il Colossal del 2020. Una novità a cui farò molta fatica ad abituarmi nelle prime fasi di gioco sarà il fatto che, a differenza di The Last of Us Parte 1, le fasi di esplorazione e di lotta non saranno nettamente divise. Non so se vi ricordate, ma quando muovevamo Joel era possibile, magari dopo una grande lotta o prima di una grande lotta o di una zona in cui erano presenti vari nemici, i clicker, i bloater, eccetera,
era possibile andare in giro nelle varie stanze per prendere le lame, per prendere i nastri e tutti gli oggettini che potevi trovare in giro per l'ambientazione. Ecco, in questo gioco non sarà così semplice, perché ti puoi aspettare veramente in ogni momento che ti spunti fuori o un insetto o un nemico o un cane. Questo un po' mi preoccupa sinceramente, sia perché per abitudine nel primo sapevo che avevo i miei momentini per poter prendere cose, costruire eccetera, e sia per il fatto che temo che ci saranno molti momenti nel gioco in cui mi ritroverò sprovvista di oggetti come coltelli, di bombe, trappole, e questo sarà una cosa molto invalidante per tutti quelli che giocavano, che tendevano a giocare anche in modalità stealth, magari lanciando una molotov eccetera, tipo me. Quindi non lo so, sono un po' preoccupata, però credo che spinga molto il gioco più sulla dinamicità rispetto che sull'esplorazione, sulla staticità. Anche se, oddio, a me non dispiaceva affatto andare in giro per le case, entrare nelle stanze a prendere gli oggetti, le lettere, i giornalini di Ellie. Quindi non lo so, questo potremmo giudicarlo solo dopo aver provato effettivamente il gioco. Inoltre, probabilmente è stato aggiunto un nuovo tipo di infetto. Abbiamo potuto vedere sia da uno dei primi trailer che da alcune immagini del gameplay che sarà presente questo infetto che somiglia moltissimo a un bloater, che però potrebbe essere un misto tra un bloater e un clicker. Per esempio sembra ancora più grande, più colossale e più forte proprio fisicamente parlando. Infatti nelle mine, nelle bombe, nelle trappole mi sembra di aver capito che riescono a scalfirlo. Ecco ragazzi, questa posso dire che è una modifica e un netto miglioramento che mi aspettavo con tutto il mio cuore. Di che cosa sto parlando? Vi ricordate quando giocavamo nei panni di Joel ed Ellie sgattaiolava da una parte all'altra, anche addosso ai nemici che ovviamente non la vedevano perché l'intelligenza del computer era programmata per non vedere il nostro personaggio secondario? Non lo so, andava a sbattere ovunque, mi giravo, cacciavo certi urli perché pensavo che fosse un nemico, invece no, era solo Ellie in mezzo alle palle. Ecco, ve lo ricordate? Tutto questo verrà eliminato nel secondo gioco perché il personaggio secondario lascerà al 100% andare avanti prima noi e non farà più tutte quelle cose che comunque, va bene, per il 2013 erano ancora ammesse. Ecco, visto che abbiamo parlato dei personaggi secondari, mi viene il dubbio. Sappiamo che noi muoveremo solo Ellie nella prima parte del gioco, poi verrà accompagnata da Dina e presumibilmente in un certo punto verrà anche accompagnata da Joel, forse verso la fine, non lo so. Una cosa che la Naughty Dog non ha rivelato è se effettivamente noi saremmo in grado di muovere solo ed esclusivamente il personaggio di Ellie. Perché se vi ricordate bene, in uno dei trailer Ellie non compare affatto, tutto il gruppo di personaggi che noi conosciamo non appaiono assolutamente, appare questo nuovo gruppo di persone che, per quanto noi ne possiamo sapere, non hanno nulla a che fare con i nostri protagonisti. Che forse ci sarà l'opportunità di muovere uno dei personaggi aggiunti? Ma soprattutto quello mi chiedo io, chi è sta gente? Inoltre gli sviluppatori hanno anche migliorato il workbench in cui Ellie potrà lavorare, modificare e migliorare le proprie armi. Nonostante non ci aspettiamo che faccia dei movimenti super realistici, anzi da quel poco che ho potuto vedere non credo che capisca effettivamente quello che stia facendo, però a livelli di gioco comunque non ce ne frega più di tanto. Mi è piaciuto tantissimo il realismo proprio nell'impostazione del suo lavoro, per esempio il fatto che sia all'inizio che alla fine accenda e spenga la prolunga a cui è attaccata una lampadina presumibilmente, e appunto si vedono benissimo le sue mani poggiate sul tavolo che lavorano sull'arma. È veramente un miglioramento che contribuisce comunque al realismo, contribuisce alla grafica, al design del gioco. Sempre per quanto riguarda il discorso armi, una cosa che ho notato quando hanno mostrato una parte del gameplay è che Ellie aveva attaccato alla pistola un silenziatore. Penso che comunque questo faccia sempre parte di tutte quelle cose, degli strumenti che potrai sbloccarti dopo aver trovato un tot di, come si chiamavano, le pillole, perlomeno mi pare che in The Last of Us parte 1 ci fossero delle pillole, e dopo un tot di pillole che prendevi, tipo 30, 50, in base a quello che ti serviva, potevi sbloccare degli elementi aggiuntivi che ti miglioravano le armi, come per esempio la possibilità di poter portare due fucili o due pistole contemporaneamente. E quindi questo rendeva ovviamente le fasi della lotta molto più comode, perché bastava che switchavi da una parte e avevi subito l'altra arma. Il silenziatore credo che sia una cosa fantastica, però poi mi chiedo, ogni combattimento diventerà stealth, perché se anche queste armi da fuoco non produrranno alcun tipo di rumore, allora i nemici non ti sentiranno mai e potrai agire tutto in stealth. Non lo so, in realtà ho parecchi dubbi su questa cosa.
cosa, perché mi sembra molto strano, però dalla parte del gameplay che ho visto pare proprio che sia così. Ecco, una cosa che guardando il trailer, forse il primo o il secondo, non mi ricordo, mi ha un po' turbata è ho avuto il pensiero che probabilmente in questo secondo capitolo noi avremo anche degli infetti animali. Cioè, ragazzi, riuscite a rendervi conto della difficoltà del gioco se succedesse una cosa del genere? Ragioniamo un attimo, avremmo gli infetti classici, i nemici, avremo i cani dei nemici che verranno comunque ad assaltarci e avremo anche gli infetti animali. La Naughty Dog non vuole che noi finiamo il gioco, questo mi pare scontato. Allora, delle curiosità a livello della regia e di tutto ciò che noi non vedremo, perché dietro le quinte di The Last of Us parte 2, sarà che lo sceneggiatore Neil Druckmann questa volta non sarà più affiancato da Bruce Straley, che invece lo aveva affiancato nel primo progetto, ma sarà affiancato da Hayley Gross, che sarebbe la sceneggiatrice della serie televisiva Westworld. Al suo fianco hanno anche lavorato il designer Anthony Newman e il director dell'ultimo Uncharted, Uncharted l'eredità perduta, Kurt Mergeno, questo è il nome. Inoltre, una cosa che mi ha fatto molto piacere, tornerà il compositore di The Last of Us parte 1, Gustavo Santaolalla, e questo è una grande consolazione, perché sapremo che come le musiche sono state epiche nel primo, così lo saranno nel secondo. Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. Ci avete fatto caso al fatto che Ellie, quando entra con Dina in quella casa abbandonata, si mette la maschera come per proteggersi dalle spore? Allora, questa cosa ha fatto parlare molto e, diciamo, sono venute fuori due diverse opinioni. La prima idea è stata appunto che Ellie non vuole far capire a nessuno che lei è immune, che quindi non è soggetta al potere delle spore. D'altra parte, però, abbiamo l'opinione di alcuni che dicono che forse il fungo Cordyceps si è sviluppato e magari si è anche evoluto in una specie nuova a cui magari Ellie non è immune. Questo forse può essere stata la causa scatenante della nascita di nuovi infetti, come per esempio quel bloater, chiamiamolo così, di cui parlavo prima. Adesso che abbiamo parlato di tutte le innovazioni, dei miglioramenti e di tutte le modifiche apportate sia alla trama che al gameplay di The Last of Us parte 2, parliamo delle due critiche che sono state rivolte a questo gioco e, insomma, ditemi voi se siete d'accordo o no. La prima è il fatto che un gioco così lungo, un action game così lungo, possa arrivare a stufare il giocatore. Volete sapere se sono d'accordo o no? Ni. Cioè, più no che sì. No, perché comunque The Last of Us è un gioco a cui io non avrei mai smesso di giocare. È praticamente il mio gioco preferito insieme a Marvel Spider-Man. È un gioco che non avrei mai voluto finire perché era troppo bello. Però mi chiedo, forse non mi ha stufata proprio perché a un certo punto ha avuto una fine. Cioè, si sa che il troppo stroppia in tutti i casi, quindi non vorrei che, magari essendo un action game che comunque bene o male mantiene sempre la sua stessa logica, quello che voglio dire io, in The Last of Us, dopo che tu capisci la logica dei combattimenti, viene tutto un po' più spontaneo. Non dico che sia semplice, però entri nel meccanismo e diventa molto più spontaneo. E non vorrei che però in The Last of Us parte 2, essendo un gioco molto molto più ampio, molto più aperto anche a livello di grafica, di dinamiche, non vorrei che questo possa portare a stufare il giocatore. Ripeto, la vedo molto difficile, però sono solo cose che rimangono nel dubbio finché poi non lo potremmo provare con mano. E la seconda perplessità, appunto, che è strettamente correlata alla prima e che anche questa ha fatto parlare molti, soprattutto gli appassionati della linearità del primo The Last of Us, è il fatto che questo secondo sia trasformato in un super open world e che quindi non ci sia più questa esperienza lineare. Io ve lo dico da subito, non sono una fan sfegatata dei giochi open world, perché dopo un po' comincio a non capirci niente tra missioni primarie, secondarie, terziarie, non si sa quante, e molto spesso è capitato che io abbia interrotto questo tipo di giochi perché preferivo altro, preferivo una storia un po' più lineare che desse comunque spazio all'esplorazione, però che mi conducesse comunque verso una fine. E sicuramente se il gioco diventerà un open world ai livelli di The Witcher, io penso che molti dei fan di The Last of Us parte 1 rimarranno delusi. Però credo che con il giusto compromesso tra esplorazione, linearità di gioco e un ampliamento del mondo di The Last of Us, io credo che si riuscirà a raggiungere
il perfetto bilancio, un equilibrio che non deluderà nessuno. Ovviamente io sono molto ottimista, voglio esserlo, anzi devo esserlo. Ho un hype assurdo per questo gioco. So bene anche che se l'hype è alto, è anche tanta più alta la probabilità di ricevere delle delusioni assurde. Ovviamente io spero di no, perché come vi ho già detto è il mio gioco preferito, comunque uno dei miei giochi preferiti, e vorrei che, se inoltre questa sarà la conclusione della storia, spero che sia una conclusione degna. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che finora siamo riusciti a capire di questo nuovissimo gioco che uscirà il 29 maggio del 2020. E che posso dire? Io spero di riuscire a portarla la serie sul canale, devo ancora capire come, anche perché non l'ho mai fatto. Però riuscirò a capire come fare e mi farebbe davvero piacere trovare il tempo e il modo di portarla qui su YouTube. Detto questo, come sempre, se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, mettete mi piace, supportatelo e condividetelo con gli amici. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto da Sam. Ciao!